Quando è finita la guerra e io cominciavo ad avere 5-6 anni, fummo poveri improvvisamente, perché papà aveva un negozio, vendeva la merce, e vendeva merce buona e incassava denaro cattivo, perché l'inflazione ogni giorno faceva perdere valore al denaro. Papà non lo capì e ci siamo trovati a essere molto, molto, molto poveri, fino a saltare qualche volta il pasto. E quindi so benissimo che cos'è la povertà. I giovani di allora, che potevano essere poveri, che non avevano lavoro, però venivano dalla guerra. E peggio della guerra non c'è niente. Me lo ricordo pieno di amarezze anche, benché pieno di speranze, perché avevo in mente di dedicarmi all'arte del recitare, volevo fare l'attore. Perché poi io, tra l'altro, dopo essere stato povero così per condizione familiare, decidendo di fare l'attore e venendo a Roma, dove si deve venire se uno vuole fare l'attore. Beh, io a Roma ho fatto la fame, saltavo i pasti. Io abitavo in una pensione sull'Appia Antica. Bene, non mangiavo da un giorno e mezzo, una roba così. Mi telefona un'amica, una ragazza della quale era innamorato, e mi dice: ma perché non vieni a trovarmi qui a casa, così mangiamo un boccone? Ammazza, io dico, in un solo colpo. Lei non mi ricambiava come amore, però dico, guarda, in un solo colpo io mangio e forse riesco, come dire, a guadagnarmi quell'amore che lei non ha per me. Insomma, per farla breve, esco e mi accorgo di non avere i soldi per raggiungere lei, che abitava a Vigna Clara. Io avevo 85 lire, ce ne volevano 100, come si fa? Per cui a un certo punto, mentre cammino, mi pare di aver visto come un mucchietto a terra, torno indietro ed era un mendicante che stava lì con la testa un po' appoggiata, perché era estate anche, tra l'altro. Certo, un mendicante, chiedere l'elemosina a un mendicante, lì per lì mi sembrò una contraddizione in termini. Poi invece dissi a me: chi meglio di lui, che domanda per abitudine, per necessità, può capirmi? E difatti gli dico: senta, avrei bisogno di un prestito, mi servirebbero 15 lire che poi le restituisco, me le può prestare? Questo quasi non alza la testa dal cappello verso il quale la teneva chinata, prende un ventino di rame e me lo dà. Io cerco tra i miei spiccioli le cinque lire di resto, perché era tutto proporzionato in piccolo, per darglielo, e lui mi dice: no, tenga, tenga pure, non si sa mai.